Quando una stella cadeva dal cielo, un desiderio diventava realtà. I desideri portavano con sé sorrisi di felicità e magie meravigliose. Eppure, a volte, potevano anche portare alle lacrime. Il magico cielo notturno era la dimora di creature mistiche, nonché il regno di Stella, la sirena del cielo. Stella aveva una cara amica, una stellina di nome Lumine. La piccola Lumine desiderava scendere nel mondo mortale per esaudire i desideri delle persone. Stella però non voleva. Se una stella avesse esaudito i desideri dell'umanità, sarebbe svanita. Va tutto bene, Stella. Vieni con me. Nonostante le sue preoccupazioni, Stella accettò di accompagnare la sua amica. Lumine e Stella lasciarono segretamente il regno del cielo notturno e scesero nel mondo mortale. Per scoprire cosa succederà a Stella e Lumine, rimanete sintonizzati e iscrivetevi a WoA Fairy Tale. Lumine mostrò a Stella le cose meravigliose che un desiderio poteva creare. Una ragazza semplice che diventa bellissima. Un ragazzo stonato che canta come un usignolo. Anche se dovessi sparire, sarei felice di portare gioia agli altri. Per portare i desideri nel mondo mortale, la piccola Lumine dovette partecipare al Festival delle Stelle Cadenti. Le persone avevano lasciato barchette di carta, creando un percorso di luce davanti a Lumine. Finché la piccola stella avesse seguito quel percorso, non sarebbe potuta tornare nel regno del cielo notturno. Stella era triste, ma represse la sua infelicità e salutò la sua amica con un sorriso radioso. Addio, Stella, io sto andando. La prima persona che vide il piccolo Lumine fu un povero re che viveva in un castello fatiscente. Sembri infelice. Vuoi esprimere un desiderio? Ah, vorrei più potere. Lumine esitò un po', ma alla fine esaudì il desiderio del re. La piccola stella era ancora ingenua e non comprendeva la maledizione dell'ambizione. Il re, accanto alla divinità, aveva invaso le terre vicine, facendo precipitare il mondo mortale nel caos. Vedendo la terrificante scena dal cielo notturno, Stella era spaventata. Cercò sua madre, la dea della luna, chiedendole di preservare tutte le stelle. Voglio più che le stelline esaudiscano i desideri degli umani. Se è questo quello che vuoi, Stella, devi scendere nel mondo mortale e trovare 3 lacrime. Una di un'anima pentita, una di un romantico senza speranza e una di un clown. Solo con queste 3 lacrime terrene possiamo nascondere le stelline. Stella accettò immediatamente il compito assegnato dalla Dea della Luna. Nel regno mortale trovò rapidamente la prima lacrima. Un clown che piangeva per i caduti in guerra. Stella trasformò dolcemente la triste lacrima del clown in una gemma. Nelle vicinanze, Stella e il clown avevano trovato lo spirito di una giovane ragazza che desiderava congiungersi con il suo innamorato. Provando compassione per il destino della ragazza, Stella accettò di aiutarla a trovare l'amante. Con l'aiuto di Stella, il romantico senza speranza e la giovane ragazza si unirono e Stella ottenne una lacrima di felicità. L'amante aveva indirizzato Stella all'ultima lacrima. Seguendo quella direzione, Stella trovò lo spietato re. All'interno di una stanza piena di tesori, trovò lo spietato re in lacrime. Gli amici del re erano morti nella guerra da lui iniziata, abbandonandolo a un destino solitario. Tornata nel regno del cielo notturno, Stella consegnò le 3 lacrime alla Dea della Luna.
La dea raccolse le lacrime e usò la sua magia per creare un vasto giardino. Se continui ad esaudire i desideri liberamente, le forze malevole sfrutteranno la tua buona volontà. Credo che le creature del cielo notturno non dovrebbero immischiarsi nella vita degli esseri umani sulla Terra. Sentendo tali parole, le piccole stelle entrarono con riluttanza nel giardino stellare. Da quel giorno, il cielo notturno non contenne più le stelle e i desideri non si avverarono più. Desidero non separarmi mai da te. Desidero una giornata piena di vendite. Che succede? Desidero la guarigione di mia madre. All'interno del giardino, le piccole amiche stelle si sentivano ansiose, inquiete. Trovarono scomodo essere confinate nel giardino delle stelle, incapaci di aiutare o di fare qualcosa di utile. E non potevano neanche scappare, perché Stella le teneva sempre sott'occhio. Stella, per favore, liberaci! Avanti, Stella, lasciaci andare! Penso solo al vostro benessere. Non voglio che i vostri desideri diventino privi di significato. Ma se nessun desiderio si realizza, la nostra esistenza non ha senso. Come posso far cambiare idea a Stella? Ah, ho capito! Se avessi un desiderio, quale sarebbe? Stella esitò. In quel momento, le immagini della piccola Stella Lumin le attraversarono la mente. Stella desiderava davvero ricongiungersi con la sua più cara amica. Ma non ci sono desideri per chi vive nel cielo notturno. La piccola Stella Aether osservò con discrezione. Solo quando fu sicuro che Stella si fosse addormentata, uscì di nascosto dal giardino delle stelle. Aether trovò il clown, il romantico senza speranza e il re solitario. E condivise con loro la storia di Stella e Lumin, convincendoli ad aiutare Stella. Il clown raccolse i suoi palloncini in un grande grappolo, mentre il romantico senza speranza e il re si aggrapparono al clown. Seguendo la guida di Aether, salirono nel regno del cielo notturno. La dea della luna stava aspettando. Condusse i tre uomini nel giardino delle stelle. Stella però li scacciò rapidamente. Andatevene via subito! Stella, per favore, ascoltaci! Specialmente tu! È tutta colpa tua! Stella, per favore, ascolta le loro suppliche! Stella esitò. Non voleva affrontare colui che aveva fatto sparire Lumin. Stella, mi scuso! È troppo tardi! Non puoi cambiare le cose! Ma tu puoi! Mi hai portato la felicità! Perché dovrei aiutarti ancora? Vorrei un mondo pieno di risate. Io invece desidero un mondo pieno d'amore. Il re solitario riflette per un momento. Non voleva commettere un altro errore. Dopo un'attenta considerazione, sapeva cosa doveva fare. Desidero un mondo in cui nessuno debba essere separato dai propri cari. Stella rimase sorpresa. Era la prima volta che un residente del cielo notturno riceveva una stella da coloro che si trovavano sulla Terra. Anche se sparissi, sarò felice di portare gioia agli altri. La sirena del cielo aveva preso la sua decisione finale. Adesso tutti la aspettavano. Avrebbe continuato a confinare tutte le stelle nel cielo notturno o le avrebbe liberate? Stella consegnò la chiave del giardino stellare alla dea della luna. La sua decisione rallegrò la dea, che usò la sua magia per far sparire il giardino delle stelle. Ciò diede a tutti una gioia immensa. Gli abitanti del cielo notturno festeggiarono con un festival di stelle. Questa volta ai festeggiamenti si erano unite anche persone provenienti dal mondo mortale. Ancora una volta si aprì la strada alle stelle cadenti. Non si era mai visto un festival delle stelle cadenti così grandioso. Mm.
Nel regno mortale, gli abitanti avevano assistito per la prima volta a una spettacolare pioggia di meteoriti. Era stata una notte magica in cui ognuno aveva espresso i propri desideri, tranne Stella. Ehi, Stella! Questa volta, il desiderio del re solitario aveva riportato in vita la più cara amica di Stella, Lumine. Da quel momento in poi, Lumine e Stella non si sarebbero mai più separate. In questa città vige l'usanza che, indipendentemente dall'importanza delle cose, gli uomini non devono rimanere svegli dopo le 20. Perché dopo quell'ora, il fantasma della spaventosa Giselle, con i capelli lunghi, il volto scuro e il corpo trasparente sospesa in aria, si aggira in ogni angolo e in ogni luogo alla ricerca di uomini. Il fantasma Giselle recita: tutti voi spiriti che dormono nei corpi, ascoltate il mio richiamo. Siete tutti pronti, non fingete. State zitti o fuggite. Ora è il momento. Gemiamo e liberiamoci. Questa giovane coppia, Ethan e Amy, provenivano da un'altra città. Non avendo l'approvazione della loro famiglia, decisero di fuggire insieme. Ascoltate il mio consiglio, giovani sposi. L'oscurità è vicina. Se volete vivere, andate a cercare un posto sicuro. Inaspettatamente la gente di questa città è così superstiziosa. Non ci credi nemmeno tu, vero, Amy? Ehi, Ethan! Eh? Che c'è? Hai risposto all'improvviso, facendomi... Ethan! Che ti prende? Ethan! Rispondimi! Ethan non poteva immaginare che quella voce non era della sua amata, ma della fantasma Giselle. Tu sei Giselle! Hai assorbito l'anima di Ethan! In quel momento, l'ansia, la forza e l'amore di Amy dissiparono la sua paura. Pianse, si inginocchiò e pregò Giselle di lasciare andare il suo ragazzo. Accetto qualsiasi accordo per riportare indietro Ethan, anche con la mia anima o il mio corpo. Beh, di nuovo una ragazza amorosa. Quando ero viva, ero così stupida anche io. Quando ero viva, avevo anche un nome. Com'era? Giselle. A causa della povertà, fui venduta a una famiglia nobile per saldare i nostri debiti. Ma quella famiglia era molto malvagia. Spesso mi puniva con delle frustate. Una volta però, andando a prendere l'acqua al fiume vicino, ho incontrato Liam, un cacciatore di un'altra città. Scusa se ti ho spaventato. Fu un colpo di fulmine. Ci innamorammo subito. Liam disse persino che avrebbe speso tutti i suoi beni per liberarmi. Pensavo che l'amore fosse per sempre. Ma i nobili erano estremamente avidi. Presero l'enorme patrimonio di Liam e poi osarono fare il doppio gioco. Volevano che sposassi un altro parente più anziano. Non c'era altro modo. Io e Liam decidemmo di incontrarci e di fuggire dalle nostre case. Arrivata al momento di fuggire, lo aspettai e riaspettai, ma lui non si presentò. L'unico che mi accolse fu l'uomo ricco, che mi aggiunse ai suoi schiavi e mi portò a casa. Stupida ragazza, torna da me! L'uomo che stavi aspettando non verrà. Ha preso i miei soldi per mostrarmi dov'eri. Coraggio, ragazzina! Ti ho trovato un buon matrimonio. E quando lo sposerai, non ti preoccuperai più di cibo e di vestiti. Con rabbia e paura, decisi di porre fine alla mia vita. Da allora mi sono trasformata in un fantasma che finge di succhiare le anime degli uomini di giorno in giorno.
Gli spiriti non possono sfuggire fino a quando non esiste più alcun risentimento. L'unico modo in cui io posso liberarmi è vendicarmi dell'uomo che mi ha tradita. Allora devi andare a vendicarti delle persone giuste. Perché fare del male alle persone innocenti? Mi piacerebbe molto, ma è molto difficile. Perché il mio fantasma alla luce del sole si disperde. Allo stesso tempo la città del traditore Liam è antispettrale. Senza un corpo completo non posso entrare. Posso restituire l'anima al tuo innamorato a una condizione. Davvero? Sono d'accordo. Sei una sciocca da accettare subito quando non conosci nemmeno le condizioni. Non ti farò del male. Devi solo prestarmi il tuo corpo per vendicare il traditore. Va bene, sono d'accordo. A patto che non usi il mio corpo per altri scopi malvagi. Come da patto, il fantasma Giselle restituì l'anima a Ethan e prese in prestito il corpo di Amy. Portò Ethan al villaggio del suo vecchio fidanzato. Lungo la strada, Giselle si rese conto che Ethan era un ragazzo gentile e caloroso. Hai già capito che quella dentro al corpo sono io? Ma perché sei ancora così premuroso? Non pensare troppo. Non voglio che il suo corpo venga ferito. Di notte incontrarono i lupi. Per aver protetto Giselle, Ethan fu gravemente ferito. Il fantasma cominciò a provare dei sentimenti. Pensò che si trattasse di amore. E a poco, ebbe il pensiero di fare di Ethan il suo innamorato. E se continuassi a vivere nel corpo di Amy, mi ameresti anche tu? Non ci pensare. L'amore si crea con i ricordi, non con lo stesso aspetto. Tornarono in città e incontrarono un cacciatore notturno. Poi andarono a chiedere cosa fosse successo. Sono appena tornato in città, non lo so. Liam? Questo nome mi è familiare. Sembra che sia stato via per molto, molto tempo. Non può essere. Non ci credo. Se non riesco a finirlo da sola, sarò ancora un fantasma. Come posso lasciare questo mondo senza aver risolto il mio risentimento? Non posso accettarlo. Se non c'è salvezza per me, userò Amy per avere la tua anima per sempre accanto a me. Davanti a loro c'era un bordo profondo di cui nessuno poteva vedere il fondo. E se Ethan fosse caduto, se ne sarebbe andato per sempre. Il fantasma Giselle, nel corpo di Amy, si avvicinò all'uomo. Approfittando del momento in cui Ethan non se ne accorgeva, intendeva spingerlo verso il basso. Ma proprio nel momento in cui le sue mani lo toccarono, l'anima di Amy all'interno del suo corpo si risvegliò improvvisamente. No! Ethan, scappa! La dea fantasma era più potente di Amy stessa. Continuò a precipitarsi verso Ethan. Naturalmente Amy non voleva togliere la vita al suo innamorato. Tuttavia, se avesse continuato a esitare finché la dea fantasma non avesse preso completamente il controllo del suo corpo, molto probabilmente gli avrebbe fatto del male. Così Amy decise di sacrificarsi e si gettò nella voragine. No! Amy, no! Amy, non credere all'amore degli uomini che può scomparire in un batter d'occhio. Anche io sono vittima di questa vanità dell'amore. No, non siamo tutti uguali. Sei stata ferita da una persona cattiva, ma non puoi imporre questo pensiero ad altri. Non diventerò assolutamente una come te. Non mi farò male e non cercherò di fare del male a persone innocenti. Il mostro controllava ancora il corpo di Amy e voleva spingere Ethan di sotto. Ethan, lasciami andare, ti prego. Lasciami andare. Non farti più del male. No, preferirei morire piuttosto che lasciarti andare. Forse, se qualcuno deve andare via, quella sono io. Il vostro amore è bellissimo. Non mi piace così tanto come pensavo. È solo un'ammirazione per il modo in cui tu la ami. Anche la fantasma Giselle non sentiva più il senso dell'esistenza. Decise di lasciare il corpo di Amy, risparmiandola per il resto della sua vita.
L'alba cominciava a sorgere. La luce splendeva verso il basso. L'anima di Giselle si dissipava lentamente. Grazie, Amy. Grazie, Ethan. Grazie ad entrambi. Ho imparato molto. Il vero motivo per cui non riesco ad ottenere la salvezza è che ho preso le anime di tanti uomini e ho messo le ragazze in una situazione sfortunata come la mia. Anche se la mia vendetta su Liam fosse andata a buon fine, il fatto di non appartenere più a questo mondo mi rende impossibile essere felice. Allo stesso tempo, se mi fossi arresa e avessi scelto di reincarnarmi, avrei vissuto una vita migliore. Allora Giselle scomparve completamente e lasciò dietro di sé una collana con la metà sinistra del cuore. In quel momento apparve un uomo del villaggio. State cercando Liam, mio fratello. Quindi questo è il fratello di Liam. Liam non aveva davvero abbandonato Giselle, come si evinceva dalle parole del ricco malvagio. Sulla strada per incontrare Giselle è stato duramente picchiato da quell'uomo ricco. Quando Liam capì che il male stava per accadere, tornò a casa al villaggio e chiese aiuto. Ma alla fine Liam non ce la fece più. Era troppo doloroso affrontare la morte del fratello, che morì tra le sue braccia. Quando si ricordò delle ultime parole del fratello, Giselle aveva già compiuto il suo destino. Il fratello gli porse con tristezza la collana speciale che aveva lasciato, che era la metà destra del cuore, il pegno d'amore per Giselle da Liam. La collana si illuminò all'improvviso, facendo apparire l'anima di Liam e Giselle, che si stringevano e si abbracciavano. Auguro sinceramente ad entrambi di essere felici, eternamente felici, di continuare a diffondere la fede del vero amore in questo mondo. Alla fine, Giselle e Liam si strinsero le mani e si unirono felicemente per sempre.